Quando un aggettivo merita di diventare pronome. Restiamo a prosecuzione del video della volta precedente sulla trattazione dell'articolo 3 della Costituzione, che è generalmente indicato come l'articolo del principio dell'uguaglianza e che noi invece abbiamo posto in maggior rilievo come l'articolo della dignità. Tant'è vero che l'incipit, l'avvio dell'articolo 3 della Costituzione, è così scritto: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. E poi, soltanto dopo, è esposto il principio dell'uguaglianza e della illegittimità di fare discriminazioni in base a sesso, lingua, razza, opinioni politiche, religiose, condizioni sociali. Ma quando l'articolo 3 inizia con la parola tutti, ed è una parola in quel momento aggettivo dei cittadini, possiamo dire che forse in questo unico o raro caso il nostro Costituente è rimasto preoccupato e quindi ancorato a delle problematiche che al tempo erano forti, dalle quali si era usciti con preoccupazione, e quindi ha voluto indicare ai cittadini per dar loro una dignità. Ma di fatto la dignità ce l'hanno tutti, non tutti i cittadini. Ecco che usando il pronome il problema è già risolto. Ed è un'ottica, un respiro, una dimensione, una visione, grazie al cielo, sempre più diffusa, internazionalizzata, che non ci siano distinzioni alcune. Perché tutti abbiano la stessa dignità. Quella dignità della quale è consistente l'uomo. È un concetto nucleare, è un concetto essenziale. L'essenza dell'uomo è la dignità. E la dignità nasce con l'uomo. Solo dopo l'uomo si distingue, come insegnano gli studi di antropologia, si distingue in razze, cammina. Cammina e si stanzia da un lato e dall'altro. E solo dopo l'uomo farà distinzioni all'interno degli uomini stessi. Ma questo articolo, quando parla di dignità, e aggiunge, anche qui forse un pochettino preoccupato, sociale, vorrebbe dire che ovunque nasca, chiunque sia, in qualsiasi parte del mondo, di qualsiasi colore abbia la pelle, di qualsiasi foggia abbia i capelli, di qualsiasi statura, è un uomo. Ed è un uomo e come tale merita rispetto della sua dignità. Perché si aggiunge dignità sociale? Anche qui c'era una piccola preoccupazione. E quindi si volevano evitare i rigurgiti di quelli che la prima metà del Novecento erano stati tra gli ultimi, non gli ultimi, avvenimenti di uomini discriminati per supposte e presupposte ragioni di razza, di lingua, di religione, eccetera. Esistono ancora delle frange di discriminazione. Nella prima metà del Novecento, sappiamo tutti, nel Novecento sappiamo tutti, sono state anche sanguinose. Ecco che il legislatore si è preoccupato di aggiungere la dignità sociale. A noi sembra, per la verità, che l'aggettivo sociale in questo caso dia luogo a quella che può essere un'inversione, nella etimologia si chiama enantiosemia, cioè questa parola che muta nella sua accezione col trascorrere del tempo e che diventa inverso di significato rispetto a quello che era originario. La dignità è una dignità. È chiaro che una dignità
ha un ambito e un ambiente sociale. Non si può ottenere e avere dignità al di fuori della società. È come l'identità. La presenza della società fa dignità. Ma allo stesso tempo è qualcosa di interiore, di interno. Cosa ha significato nel corso della storia invece la dignità? E ha significato un'altra, cosa. La dignità era quella dei dignitari. Era quelli di coloro che erano degni di appartenere ad un nucleo, ad una cerchia, alla nobiltà, all'ordine cavalleresco, al clero, alla casata. Tutti gli altri erano fuori. Non è certo questo il senso che la Costituzione vuol dare. È un senso ampio che ha distrutto le caste, che grazie al cielo ha eliminato le differenze, non soltanto tra uomini o tra uomo e uomo, ma tra gruppi di uomini e gruppi di uomini. La dignità è universale. E da questa universalità nascono poi le dichiarazioni di tutti gli altri diritti. E quando si parla di uomo, si parla di quell'uomo che ha indicato Kant. Quell'uomo che non deve essere mai un mezzo, ma un fine da parte di colui che agisce, e anche senza volerlo. L'imperativo di Kant, che viene tra quelli definiti come imperativi categorici, non tanto si riferisce agli altri uomini, ma si riferisce alle strutture sociali, primo fra tutti allo Stato. Tu Stato, quando agisci, considera l'uomo non come mezzo, non come strumento di lavoro, non come pezzo economico, ma come uomo, perché l'uomo ha in sé un fine, la sua dignità, quella che porta dentro.